T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0. Eccoci qua, siamo online, buonasera esploratori ed esploratrici del cosmo, ben ritrovati ai molti che sono parecchio tempo insomma che non faccio live, in effetti l'ultima è stata a ottobre, quindi parliamo insomma di qualche mese fa, ci sono stati un po' di rallentamenti in organizzazione dovuti soprattutto all'uscita dei giganti ghiacciati, insomma cose che chi mi segue ha già ben presente insomma, e questa sera però appunto vorrei ricominciare questa nuova stagione di live, di queste puntate di Space Views, questa serie di chiacchierate, interviste spaziali che vi porto qui sul canale YouTube con degli ospiti che hanno qualcosa di interessante insomma da raccontarci. E la puntata di questa sera in effetti è legata a un bicentenario, i 200 anni della caduta della meteorite di Renazzo, che qualche giorno fa ho fatto un reel, quindi un video breve insomma su questo argomento. E da lì insomma è nata poi l'idea di fare questa live, magari ve ne parliamo meglio dopo, ma parliamo di questo argomento con due ospiti speciali che sono Thomas Mazzi del Circolo Astrofili Centinesi e Romano Serra dell'Università di Bologna. Adesso tra poco li faremo entrare e si presenteranno meglio di come io potrei presentarli insomma. Unica cosa, prima di iniziare, vi ricordo ovviamente, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi contenuti, sia i prossimi appuntamenti live, sia i vari video, insomma, in cui settimana dopo settimana vi racconto un po' le meraviglie delle scienze planetarie e dell'astronomia. Detto questo, facciamo entrare appunto i due ospiti di questa sera, che sono Romano Serra e Thomas Mazzi. Benvenuti, buonasera. Ciao Luca, buonasera. Allora, innanzitutto grazie di essere qui. In effetti, l'idea di questa live è venuta proprio a Thomas, perché ha visto questo video breve che avevo fatto sulla meteorite di Renazzo, che mi era stato chiesto poi dall'organizzazione dell'Asteroid Day di fare questo video appunto, e in effetti questo video è andato molto meglio di quanto pensassi, perché comunque si tratta di un tema comunque di nicchia, insomma non è che tutti sanno che cos'è la meteorite di Renazzo, e invece c'è stato moltissimo interesse nei confronti di questo argomento, quindi Thomas mi ha detto che era disponibile insomma per organizzare questa diretta. Abbiamo chiamato anche Romano Serra per parlarne, appunto approfondire un po' questo argomento di questa meteorite che è particolarmente interessante insomma nel patrimonio meteoritico direi mondiale, ecco, non soltanto italiano. E innanzitutto io appunto vi faccio la domanda di rito di presentarvi se potete insomma, perché appunto io potrei dire qualcosa su di voi, ma sicuramente voi vi conoscete meglio di quanto vi conosca io, ecco, quindi chiederei innanzitutto a Romano se ti puoi presentare, dici chi sei, cosa fai insomma. Appunto, mi chiamo Romano Serra, sono di San Giovanni in Persiceto, oggi è il 12 di febbraio, sì. Tra due mesi compierò 70 anni, sono in pensione da 3 anni quasi, primo lavorato, c'è Thomas che dice ho lavorato per 40 anni a fisica, al Dipartimento di Fisica, e mi sono sempre divertito facendo esperimenti, facendo la fisica a fine un gioco. Se uno impara un po' insomma, delle cose del mondo, secondo me si sta meglio, si è più ottimisti, si è più di buon umore, se uno conosce il mondo anche proprio E in questa logica ovviamente si parte dall'astronomia, che l'astronomia per me, con laureato in astronomia, poi in fisica, e in astronomia ovviamente ho avuto sempre la passione per il cielo, e detto questo appunto ho lavorato lì, poi io seguo San Giovanni in Persiceto, un osservatorio, il planetario, c'è un bellissimo planetario di 9 metri e 20 centimetri di diametro, viene un sacco di gente, tra l'altro c'è una bellissima collezione di meteoriti, oltre 1000, pensate, 1000 sassi tutti diversi dall'altro, e 1300, in realtà 1378 proprio per essere precisi, e poi per me c'è anche una bella collezione di sessioni di alberi di Tunguska,
Ecco, io ho partecipato da diverse spedizioni scientifiche appunto in Tunguska, sempre con l'Università di Bologna e poi in altre parti del mondo alla ricerca di, insomma, delle testimonianze su crateri da impatto. Certo. Normalmente chi va in pensione si rilassa, invece c'è anche chi va a Tunguska a fare spedizioni scientifiche. No, da quando sono in pensione non sono stato, perché ovviamente è stato il Covid e dopo il resto, però poi dopo adesso la situazione è terribile, veramente terribile, non siamo... però prima certamente mi sono sempre divertito, posso dire, perché... Certo. Ma questa collezione di alberi è visitabile in un museo esposta oppure sono archiviati? Per bacco, tra l'altro, mi sono messo anche un patechino, un pezzettino di meteoriti dicendo la luna, toccala con un dito, cioè, effettivamente se uno venisse, perché ci sono delle meteoriti lunari, adesso non sto a dire come si trovano, perché è un basalto lunare, un basalto marziano anche, un basalto terrestre, non hanno poi una gran differenza. Perché più o meno veniamo tutti da lì, e quindi però questa cosa è visitabile sicuramente, cioè abbiamo il venerdì sera l'apertura, poi per appuntamento la domenica pomeriggio, non sempre, c'è una sì o una no. Molto bello, io non lo conoscevo questo luogo, però penso che prossimamente farà un salto. C'è anche un bellissimo museo di Physics Experience dello spazio e del tempo che ha ideato il professor Nicola Semprini. Ma la cosa bella di queste cose in realtà che cos'è? È il fatto che c'è una grande collaborazione tra il comune, il privato, cioè aziende, persone che hanno ditte, che hanno negozi, che hanno appunto pure aziende, senso di officine, e il volontariato. Mettendo insieme queste cose viene fuori un lavoro molto bello per produrre un prodotto, si dice così, cioè in questo caso un sistema che produce cultura, conoscenza, che è un planeta, un osservatorio con un 40 centimetri di diametro come telescopio, è una guida da 15, un planetario da 9 metri e 20 centimetri, molto bello, con un proiettore Zen, veramente bello, è ottico meccanico, adesso va a finire che parlo di pubblicità, e poi c'è questa bella collezione di meteoriti, c'è un orto botanico lì attorno, c'è circa 250 specie di piante, tra arboree, arbustive, erbacee, officinali, autoctone, sono in gran parte della pianura padana, adesso per dire, è da visitare. Quindi un po' lo scientifico a tutto tondo, insomma. Sì. Molto bello, infatti vorrei farci un salto poi in futuro. Merita. Ci credo, infatti già queste poche cose che ci hai raccontato, insomma, già sono sufficienti per fare una spedizione. Chiederei allora anche a Thomas se ti vuoi presentare. Allora, Thomas Mazzi, degli astrofili centesi, di 100. Ah, ho detto male, infatti. Non c'è problema, di 100. Se voi andate a visitare il Museo di Romano, è stupendo, ve lo posso dire, è qui a 15 chilometri, noi con Romano ci conosciamo ormai da anni, è a 15 km da 100. A 100 c'è un altro osservatorio, quindi andate prima da Romano, vi fate un giro a vedere le meteoriti da Romano, poi venite in su verso 100, dove a 100 appunto c'è l'osservatorio astronomico, che al suo interno invece ha un bellissimo strumento che è Helios, non so se avete mai avuto modo di leggerlo, è un radiotelescopio che studia lo space weather. Qui a 100 invece abbiamo la passione per tutto quello che è space weather e radioonde. Però 100 è anche il capoluogo, per così dire, il comune, che ospita la frazione di Renazzo. Ed ecco che allora qua il giro si chiude, perché ci troviamo Romano con una grande passione per le meteoriti, che è a 15 km da qua, che conosce bene Mazzi Thomas, che comunque sono vicepresidente qui dell'associazione, che si trova sul territorio di 100, quindi di Renazzo. Ecco che allora, come dicevo, il cerchio si chiude e da qua parte la ricerca della meteorite di Renazzo, insomma, di quello che andremo a vedere stasera. Ecco. Perché in effetti, mentre cercavo informazioni su questa meteorite di Renazzo, ho scoperto che su Google ci sta il punto proprio indicato del punto di atterraggio della meteorite. Sì. E mi sono chiesto, ma come hanno fatto a capire dove è caduta 200 anni fa? Quindi tra poco ne parleremo, insomma, adesso non spoileriamo subito questo fatto, insomma. Però poi la fortuna è voluto che Thomas appunto mi scrivesse dicendo che ha guidato lui, insomma, questa ricerca. Appunto, io ho visto il tuo video, come dicevi te, questo short, bellissimo, carinissimo, grintoso, mi è piaciuto, allora ho detto,
contattiamolo, perché no, visto che c'è il bicentenario di Renato, contattiamolo. Tra certo, parentesi, certo. Tu dici, non pensavi che, insomma, di riscuotere così tanto successo su una meteorite che è di nicchia. Noi abbiamo appena finito il bicentenario della caduta di Renato, abbiamo fatto tre giorni full immersion, tra conferenze, tra di tutto e di più, è venuto anche Maurizio Cheli. È stato molto partecipato, abbiamo avuto migliaia di persone che sono venute qua, quindi è stata una cosa bellissima, su tre giorni pieni. Quindi è qualcosa di nicchia che però effettivamente ha un fascino particolare. Certo, sì, non è scontato, perché tante volte, insomma, le meteoriti in generale, devo dire, spesso sono cose appunto viste come cose di nicchia. Forse in questo caso c'è anche la prossimità anche territoriale che favorisce un po' l'interesse, insomma, immagino, poi non lo so. E, intanto saluto anche chi si sta collegando, Lorenzo, Emiliano, Apapi, insomma, saluto tutti coloro che si stanno collegando, anche quelli che non ci hanno salutato. E, allora, no, inizierei proprio a parlare di questa meteorite, allora. E, innanzitutto, perché è così importante la meteorite di Renazzo dal punto di vista storico? Senso, comunque non è di certo l'unica meteorite che abbiamo ritrovato in Italia, ne abbiamo trovate tante nel corso del tempo. Perché questa è così importante? Ora non so chi vuole rispondere. Se Tom, a rispondere a Romano. Beh, è importante perché è la capostipite, se così si può dire, della serie delle condriti carbonacee che hanno un contenuto alto di metallo, condrole visibili. Insomma, per intendersi, le condriti carbonacee, cioè meteoriti ricche di carbonio, hanno, semplifico molto, possono essere divise in circa 9 gruppi che vanno quindi dalla CR appunto Renazzo, la CV quella Vigarano, CM Miguei, oppure CO Ornans, cioè prendono il nome della cittadina, del posto in cui è caduta la prima, o comunque è stata la prima ad essere studiata, di quel tipo, di quelle condizioni. Ora, perché può essere sia ricca di carbonio, più o meno ricca, più o meno ricca di metallo, condole più o meno visibili, poi ricca di CAI, cioè di altri grani molto vecchi, oppure avere anche grani presolari in maniera evidente, insomma, hanno tutte caratteristiche diverse. In questo senso il Renazzo è una capostipite, cioè è stata la prima di quella tipo ad essere studiate, e quindi, esatto, ecco, la vediamo a sinistra, e a destra invece c'è la Vigarano, e vedete che già così c'è una certa differenza, come la Renazzo si vedono molto bene le condrole, la Vigarano meno. Nella Renazzo i CAI sono molto meno evidenti, nella Vigarano ce ne sono di più, nella Renazzo c'è più metallo, nella Vigarano no. Per dire, e tutte e due sono capostipiti di meteoriti condriti carbonioso, carbonacee. Poi ovviamente quindi, c'è tutto il discorso di può essere sono, come? Scusa, questi puntini bianchi, quindi sono queste inclusioni di alluminio? Sì. Sì, sono di olivina, sono quindi che è un silicato di magnesio e ferro, e quindi voglio dire, sono queste particolari condizioni che in pratica possono essere le goccioline da cui poi si sono formate le condriti, punto, cioè da condrolo. Ovviamente fare tutta una trattazione sulla nascita delle condrole, sulla disposizione, sulla visibilità, ci va molto tempo, e poi non è, credo, la serata. Possiamo solo dire, ecco, che vediamo a sinistra la Renazzo, questa è una foto che viene dalla collezione di mineralogia del Museo Luigi Bombicci di Bologna, per questo da ringraziare il Sistema Museale di Ateneo che ha permesso di fare questa foto, e ripeto, vediamo delle caratteristiche particolari
sulla destra e sulla sinistra, vediamo che sono metrite diverse. Posso dire che vedendole dal vero, come dico io, in scala 1 a 1 di fronte, si vede la diversità, pur essendo cadute tutto sommato a circa 20 km di distanza, se consideriamo la distanza tra Renasso e Vigarano. E tra l'altro qui appunto hai messo Meteor Valley, cioè come appunto parafrasando un po' il discorso della Motor Valley, Lamborghini, Maserati, Ferrari e così via, lì noi abbiamo, se prendiamo per dire 100 km da 100, troviamo un sacco di meteoriti, tra cui anche nel nostro caso, posso dire, qua nel bolognese c'è Crevalcore, che è dubbiosa, però è possibile, insomma, viene citato come una serie di rumori particolari che ricordano la caduta di una meteorite. Poi si parla anche di pietre, ci sono queste cronache del 1586 del Barbieri che parlano di queste cose, e del Bergonzoni. Comunque sono cose che adesso non voglio stare a parlare, però vedete, già nel giro di poco spazio ci sono un sacco di meteoriti cadute. Questo è ovvio che non è che è dovuto al fatto che qua ci sia una calamita che la tiri, perché ma qua perché c'è più gente che vive e quindi le vede, in qualche modo le raccoglie anche poi ovviamente, come è successo. Ma può essere anche che c'è magari un interesse anche, ci sono magari vari istituti anche di ricerca che si occupano di questo, quindi magari sanno riconoscere. Ovviamente anche questa cosa, però ovviamente il fatto che la densità c'è tanta gente ovviamente che vive nella pianura padana, quindi se succede qualcosa di particolare uno se ne accorge, ne dà notizie, insomma. A parte, per dire, anche Cavezzo, quella caduta primo di gennaio del 2020 è stato forte, perché lì c'è da ringraziare Davide Gaddi, che non so neanche se non gliel'ho detto, se è collegato bene, e che lui la trovò particolare, insomma, anche grazie poi alla rete Prisma, che aveva segnalato la possibilità che ci fosse un residuo solido al suolo, cioè meteorite, in maniera evidente non sotto forma solo di microsferule, e che appunto è stato trovato però da Davide in una condizione col cane, la cagnolina Pimpa. E così. Però comunque, per dire, adesso siamo usciti un po' dal seminato, nel senso che noi dico questo perché noi abbiamo a che fare con una meteorite Renasso 1824, una meteorite Vigarano 1910, distanza 86 anni, e nel giro di poco spazio, 20 km, sempre a gennaio alla fine, però diverse, che poi appartengono allo stesso corpo, è un altro discorso, perché il Renasso si pensa che venga dall'asteroide Pallade, questo asteroidone insieme al dopo Cerere Vesta Pallade, oppure la Flora, un altro, probabilmente sono residui di comete. Invece sembra che la Vigarano sia proprio una vera cometa, anche se c'è chi dice, come Giordano Cevolani, che non esclude che possano essere appartenere allo stesso corpo. Molto spesso se uno prende una meteorite, la sessiona, fa un taglio, vede che di fronte ci trova, come dire, due scenari, due drappeggi, per questo è chiamata polimittica, cioè puoi avere una parte in cui ci sono delle condole più evidenti, che su queste goccioline che in pratica hanno cristallizzato dalla riforme al solido senza passare attraverso la fase liquida, parliamo ovviamente di 4 miliardi e mezzo d'anni fa e oltre, e quindi possono essere più o meno ricche, più o meno grandi, e quindi avere nella stessa meteorite anche una diversa tessitura. Però sembra in realtà che il Renasso sia tutto lì, ecco, nel senso che non abbia questa, non sia polimittico. Perché non e poi comunque sono a vedere le varie CR che ci sono, io di CR San Giovanni ne ho in sessione, ma nessuna è polimittica, comunque okay. Ho anche delle CV, manca di CV sono di più, cioè della classe di Garano appunto, però che ricca, tra l'altro sono ricche di CAI, questi grani molto antichi, che
non sono presolari, possono contenere grani, roba presolare, roba refrattaria, roba particolare, non a forma sferica, sono delle inclusioni e sono antichissime. Quando trovi quelle cose lì, sei proprio ai primori del sistema solare. Certo. Probabilmente l'età del sistema solare la fai proprio con la datazione di questi grani dentro queste meteorite. Tra poco ti vorrei fare anche qualche domanda proprio sulle tecniche di cui vengono analizzate questi meteoriti, eccetera. E prima però vorrei dire ai nostri ascoltatori che su questo argomento della meteorite di Renazzo, Romano e Thomas, insieme ad altri autori, hanno anche scritto un libro che si chiama Meteoriti storiche, il caso di Renazzo. E trovate il link qui sotto in descrizione se vi dovesse interessare. E, però ne approfitto per chiedere a Thomas come è nata l'idea di questo libro, nel senso in che modo, come vi siete incontrati, avete deciso di scrivere questo libro. Come si dice sempre con Romano, eravamo partiti, no? A noi piace fare divulgazione perché abbiamo due associazioni il cui il scopo principale è come quello che stiamo facendo stasera, cioè si fa divulgazione. Quindi per noi è importante magari andare a vedere qualcosa, studiare qualcosa e poi organizzare dei momenti dove appunto si va a fare questa divulgazione. Quindi inizialmente si era pensato, ma di quello che abbiamo trovato, insomma, di questa meteorite, queste cose nuove, possiamo fare, Romano ci scherzava, diceva, ci facciamo un ciclo steel vecchio anni 70, dico però si potrebbe fare un PDF al giorno d'oggi. Poi, insomma, la cosa è incominciata a diventare interessante, si sono aperti nuovi scenari e quindi, insomma, si è anche pensato di fare un libro. A noi sembrava una cosa forse esagerata, poi invece alla fine così è stato. Quindi alla fine si è deciso di mettersi con carta e penna a scrivere il libro ed è venuto fuori questo libro, a mio parere, interessante, cioè che porta nuove cose sulla meteorite, ecco, nuove scoperte, e affronta non solo la meteorite dal punto di vista, diciamo, scientifico, ma l'affronta anche dal punto di vista storico. Ok, certo che poi è bello anche vedere il fatto che la scienza non viene dal nulla, insomma, ma c'è tutto un processo che porta, no, questi eventi. E vedo che stanno cominciando a comparire alcune domande nella chat, tra un po', insomma, le sottoporrò ai nostri ospiti, quindi se avete anche altre curiosità, altre domande, scrivetele, insomma, tra poco le leggiamo. E, no, vorrei chiedervi, allora, in che modo è stata ricostruita questa storia, evidentemente, della meteorite di Renazzo, nel senso che ci sono dei scritti, dei racconti che narrano di questa caduta? Ci sono racconti, io avevo preparato una presentazione, non so se la possiamo proiettare. Ah, sì, certamente, sì, giusto. Hai voglia, giusto, perché così andiamo a ripercorrere una cosa breve, adesso vediamo un po', vi condivido lo schermo. Certamente. Condivido lo schermo qua, condividiamo tutto, via. Oh, ora qua sta caricando, dimmi quando posso andare. Okay. Dovresti vedere, sì. Alla ricerca del terreno Galerani. Questa è una fotografia che è stata scattata da Renazzo, quella che si vede qua in fondo è il campanile della chiesa di Renazzo, è stato scattato appunto dal terreno Gallerani. Terreno Gallerani che adesso andiamo a vedere perché terreno Gallerani e non terreno della meteorite, in realtà sono la stessa identica cosa. Perché tutto nasce circa 2 anni fa, in vista di quello che sarebbe stato il bicentenario. Voi avete già visto come Romano ha passione per le meteoriti, io con Romano siamo amici, quindi ci parliamo spesso, capita di confrontarci, e ovviamente quando si sta vicini a Romano, come dico sempre, si viene travolti da questa passione per le meteoriti. All'inizio ho detto che qui a Sento abbiamo uno strumento, noi di solito guardiamo Space Weather e cose di questo tipo, però come vi dico, stare vicino a Romano e si viene influenzati da questa, in modo positivo, intendo, da questa appunto passione che ha per le meteorite. E allora mi inizia a parlare 2 anni fa di questa meteorite Renazzo che è caduta poi qui a 2 chilometri da casa mia, neanche. Quindi la cosa mi inizia a piacere, a interessare, si prova passione, quindi la prima cosa che si fa, si va a casa e si va su internet. Ecco, su internet si iniziano a trovare queste qua, che è una cronaca dell'epoca. Questa cronaca è stata scritta da Lenzi, che era il segretario dell'arciprete Don Bergamaschi di Cento, e raccoglie all'interno di un suo
insomma, di un suo libro, di un suo quaderno, per così dire, e raccoglie tutte queste cronache che riguardano la città di Cento e ovviamente quello che accade. E in una di queste pagine racconta di quello che è successo quella notte, appunto, a Rienazzo. E la cosa è molto bella, se si inizia a leggere si fa un po' di fatica, perché è scritto un po' con la penna, con l'inchiostro, insomma, quindi è arzigogolato. Però è molto bello perché inizia a dire che alle 9 pomeridiane, appunto, dietro un rumore quasi di esplosione di cannone, quindi si sente questi rumori, sono le 9 di sera, siamo nel 1824, dove non c'è la corrente elettrica, si va ancora con le lampade ad olio, ovviamente telefono, internet, tutto questo non esiste, e la gente sta tranquilla magari nella stalla o accanto al focolare. Si sente questo rumore di esplosione, e questo rumore di esplosione che sembra una cannonata, si sente anche nei paesi vicini. Infatti dice che si sente anche ad Argil, Castello d'Argil, fino all'Emilia, che è proprio qui di fianco. E la cosa bella che descrive, appunto, si sente il sibilo che arriva per l'aria, si sente un rumore come di caviglione, un rumore metallico, un oggetto che si usava per legare gli asini. E poi dice, cade in Rienazzo un aerolito, e poi va avanti. Ovviamente, quando succede questo, io ho avuto modo in questi 2 anni di andare a vedere tutte le varie cronache, documenti storici. Quando succede questo, la gente del tempo cosa fa? Chiama ovviamente il prete, prima persona che si va a chiamare. Quindi vanno a chiamare il prete perché sono impauriti, poveretti. E il prete arriva lì, è l'unico che ha studiato, o quasi, arriva lì, guarda e capisce che insomma non è un fenomeno divino, ma è qualcosa che riguarda forse più la scienza. E allora cosa fa? Si rivolge a Camillo Ranzani, al Monsignor Camillo Ranzani, che era il rettore dell'Università di Bologna. E quindi lo chiama e gli dice, vieni qua a vedere perché qua è caduta questa cosa, queste pietre. Allora il 28, infatti dice il 28 di gennaio, il 28 detto, Ranzani viene, ed è molto interessante questa parte qua, viene, inizia a guardare e inizia a comprare di tutti i vari, tra virgolette, sassolini, tutti i vari, queste rocce, questi sassolini spugnosi, perché dicono che sembra la spuma del ferro, quindi è una meteorite. Inizia a comprare e acquistarli, e qua sotto si trova scritto che alcuni addirittura provarono a vendergli dei sassi, insomma, una fregatura, tra virgolette. A Roma la direste una sola. Quindi viene, cercano di vendergli questa roba, lui assolutamente. E poi dice che si portano nel terreno di un certo Gallerani, quindi nel terreno di Gallerani, perché lì era caduto il pezzo maggiore. E poi intervistano una signora, una donna, che inizia a raccontare quello che lei ha visto. Sentito il rumore, ha visto un corpo venire dal cielo molto rapido, di fuoco, poi si è spento, l'ha visto cadere, e insomma, e fa tutta questa descrizione molto interessante, e finisce questa cronaca con questo disegno che lo vedete qua sulla destra, e dice venire rapidissimamente per l'aria verso la chiesa di Rienazzo con la direzione quasi, e poi c'è questo disegno. E quindi il primo indizio che abbiamo qua è il fatto che arriva, e questa è la chiesa di Rienazzo. Se andate a Rienazzo, la chiesa la vedete, e lo vedete proprio in questo modo, vedete che viene da nord, insomma, vede qualcosa che arriva da nord in questo disegno. E quindi si legge per la prima volta poco sopra la chiesa, quindi dice a nord, c'è il disegno che dice a nord, e poi dice, parla del potere Gallerani. Bellissima questa cosa, guarda, sono rimasto, Luca, te lo posso dire, sono rimasto affascinato da questo documento. Certo. Quindi proprio poi, nella sera, nella tranquillità della casa, magari col buio, te lo leggi, proprio ti immedesimi, è stupendo. Allora cosa ho fatto? Sono andato al museo di mineralogia, alla collezione mineralogica di Bologna, al museo Bombicci, dove è custodito il pezzo principale della meteorite di Rienazzo, dove sopra si è attaccata questa targhetta. Allora, la targhetta la vedi, insomma, la vedete che è grande qua sullo schermo, in realtà è una targhetta piccolissima, scritta con inchiostro e pennino, non si legge niente, è una targhetta che probabilmente ha 200 anni e sembra che sia stata apposta appunto quando è stata catalogata la meteorite, è stata incollata sopra. Non si riusciva a leggere niente, però con una macchina fotografica seria, un obiettivo, una macro come si deve e le luci a modo, abbiamo scattato una fotografia e poi a casa, grazie a degli algoritmi, è stato possibile andare a sfalsare i colori e quindi
è venuto fuori magicamente insomma, lo scritto, e si legge anche abbastanza bene. E cosa c'è scritto? C'è scritto ferrum, ferrum nativum meteoricum granularis ariolite dell'apso no procul ad ecclesia San Sebastiani di Renazzo 18 calende febbraio 1824. Che tradotto cosa vuol dire? Vabbè, ferro nativo meteorico granularis ai granuli, quindi è qualcosa di ferroso che ha dei granuli, però dice ariolito, quindi pietra dal cielo, ariolito dall'apso caduto no procul, quindi non lontano dalla chiesa di San Sebastiano di Renazzo, che appunto è la chiesa principale, ce n'è c'è solo quella. Poi dice 18 calende febbraio, quindi 18 calende febbraio sarebbe il 15 gennaio 1824. E già qua uno che inizia a leggere, te immagina con Romano che faceva fuoco da sotto, come si dice, e poi inizia a leggere questo, si è trascinati, diventa bellissimo, la prima cosa da fare, uno dice, beh, andiamo a vedere Renazzo dov'è, questo posto, se c'è un posto così, se c'è qualcosa di simile. Allora io vado a Renazzo, inizio a guardare un po', di posto ce n'è tanto a Renazzo, non sapendo dove andare, stiamo parlando di 2 anni fa ovviamente, con l'idea di dire, mo chissà se si troverà qualcosa. Quindi parlo col contadino che abita qua e gli chiedo se è possibile andare a scavare nel campo in una disperata ricerca, perché quando si ha la mappa del tesoro, tra virgolette, si scava dove c'è la X. E quindi l'idea era, andiamo a vedere se si trova ancora qualcosa. E si organizza questa cosa qua, questa è proprio una, è stata un'uscita stupenda. Qua credo che sia Romano, qua ci sono io, qua ci sono altri astrofili. E siamo andati a scavare in mezzo a questo campo, ovviamente non abbiamo trovato nulla che ha a che fare con la meteorite, abbiamo trovato un sacco di chiodi, lattine, tappi, e siamo tornati a casa che insomma eravamo contenti, perché comunque abbiamo fatto questa cosa tutti assieme, ci siamo divertiti come dei matti, sono venuti anche i figli, sono venute le mogli, quindi è stata anche una cosa divertente, e, però insomma un po' amareggiati perché purtroppo non abbiamo trovato niente. Quindi mi sono messo in testa che dovevo assolutamente trovare dove era caduta la meteorite. Me lo sono messo in testa, è un obiettivo. E deciso proprio, quando uno proprio ha la decisione, la convinzione, poi va avanti. Beh, allora, prima cosa che ho fatto cos'è? Così non si può andare avanti, bisogna trovare dove è caduto il meteorite, ma nessuno lo sa. Non era scritto da nessuna parte dove era caduto questo meteorite. Non si sapeva. Allora, faccio questo bellissimo volantino, e poi vado nei bar, lo lascio nei bar, lo lascio nelle bacheche, lo lascio dove è possibile, nelle associazioni, sui social, lo trovate ancora se andate su internet, e lo lascio in giro, e poi WhatsApp, eccetera, eccetera. E, è un po' così alla Far West, wanted info, eccetera. Bellissimo. Allora, ci sono delle persone che hanno risposto. Hanno risposto, ci hanno mandato la foto delle vacanze di quando erano a Vienna, che hanno fotografato al museo la Renazzo, alcuni al Metro Crater, altri a New York, però nessuno mi ha detto dove era caduta. Nessuno, è ancora lì. Lo porto a scuola, vado nelle scuole, lo do alla scuola, perché noi facciamo divulgazione anche nelle scuole, quindi lo do anche ai ragazzi, agli insegnanti. Alcuni ragazzi mi tornano indietro i giorni dopo dicendomi che hanno parlato con i nonni. Però anche qua, cosa interessante, i nonni, ognuno racconta la sua storia, non c'è una storia uguale per tutti. Ognuno dice che è caduto nel suo campo, ognuno dice una cosa diversa. Ci sono delle cose di mitologia che sono stupende, perché mi dicono no, è caduto sul campanile della chiesa, no, è caduta e adesso è sotto la statua del Guercino in piazza. Insomma, c'è della mitologia dietro. Io ho detto, andiamo comunque a controllare, siamo andati sul campanile, sono andato a vedere, niente, nulla di nulla. Qui era un problema. Però ci sono alcune storie che invece sono un po' più, diciamo così, stanno in piedi rispetto ad altre, insomma, sono un po' più veritiere, tra virgolette, insomma, c'è del vero, non c'è solo della fantasia. Una di queste è quella della professoressa Paola, che mi ha raccontato che anche lei nel suo campo è caduto, diceva così, il suo nonno. Però, insomma, non c'era comunque nessuna prova scientifica e quindi non poteva andare bene. Vengo, e quindi entro in possesso di alcuni documenti in queste ricerche, cerca. Io adesso sto andando velocissima, è una ricerca che è durata un anno e mezzo, vi dico questo. Caspita. Sto andando a grandi passi perché ho 20 minuti per dirvela tutta. Quindi sono venuto via in possesso di un documento, un report del professor Orioli. Orioli era professore all'Università di Bologna ed era un collega di Ranzani.
E quindi racconta cosa è successo. Anche lui fa il suo report. Dice delle cose interessanti. Una di queste dice che i tre pezzi principali sono caduti a una distanza, cioè la distanza massima tra i pezzi principali, che sono tre, è 1,5 km. Prima cosa interessante. Poi racconta le stesse cose che si sono lette sulle altre cronache, quindi si sente rumore di metallo, si sentono dei sibili, rumore di moschetteria, quindi come sparassero con moschetti. E poi dice, il pezzo principale è caduto nella parte inferiore di Renazzo. Inferiore, che cos'è? Se voi andate a vedere nelle vecchie carte ottocentesche, superiore e inferiore, sono ovviamente degli aggettivi che servono a indicare la parte di strada, insomma la parte geografica, che ha a che fare con l'acqua. Esempio, via superiore vuol dire che è la parte più alta rispetto alla stessa via inferiore, perché l'acqua quando piove scorre verso là. E quindi nella parte inferiore di Renazzo io sono andato a vedere sul satellite, e sul satellite viene fuori una mappa di questo tipo, che vedi qua sulla destra, dove appare una via che si chiama Via Ex Guadora. Via Ex Guadora è importante perché, lo dice la parola stessa, Via Guadora era una via che si usava per guadare, quindi per andare da Renazzo a Corporeno, che è il paese di fianco, si faceva questa via e si guadava, perché l'acqua veniva fuori dal fiume, oppure quando pioveva, insomma, il fiume esondava, l'acqua si andava ad accumulare in questa zona qua. Allora, la zona, questa è la chiesa, quindi è a nord della chiesa, non lontano della chiesa, quindi vedete anche le case dov'è che sono, quindi non lontano, massimo può essere una zona di questo tipo, nella zona bassa di Renazzo, quindi siamo qui, un terreno di proprietà del signor Gallerani, e poi bisogna vedere se ci sono anche degli altri indizi. Ebbene sì, ci sono degli altri indizi. Ho trovato anche quelli il report del professor Sant'Agata. Il report del professor Sant'Agata, Sant'Agata è bravissimo, scrive in latino, mi ha fatto morire. Però alla fine ci siamo salati fuori, grazie alla professoressa Cassani che mi ha aiutato col latino, devo dire. E cosa dice Sant'Agata? Sant'Agata, appunto, professore all'Università di Bologna, era collega di Orioli e di Ranzani, e parla di Gallerani. Infatti lo si vede molto bene qua, Gallerani, Uxo, quindi la moglie di Gallerani. Racconta cosa ha visto la moglie di Gallerani, che vede... sente questo enorme trambusto, questo rumore, esce nel cortile a vedere cosa sta succedendo, vede una grande palla di fuoco venire verso di lei, circondata da mille fiammelle, poi a un certo punto si spegne, ovviamente tra mille boati, rumori e rumore di pentole che sbattono, però lei, anche se si spegne questo corpo che era stato così luminoso, continua a vederne la scia, quindi la segue, vede la scia e vede che cade nel suo campo. Interessante. Il giorno dopo racconta che vanno a raccogliere questi frammenti e trovano i due frammenti principali. Trovano il primo frammento che è vicino è conficcato nel terreno vicino a un albero. Nel terreno ha fatto una piccola, insomma, non un cratere, però insomma si è infossato leggermente nel fango, nella neve, e ha la forma di una focaccia appena impastata, bellissimo questo pezzo. Il secondo invece è a pochi metri di distanza, all'interno di un solco è un fosso. Il fosso è ghiacciato ed è finito lì dentro. Quindi anche il fatto che sia vicino a un albero e vicino a un fosso e sono a pochi metri uno dall'altro significa che è sul confine del campo, perché l'albero e il fosso non stanno ovviamente al centro del campo. A questo punto bisogna andare a cercare quello che è il terreno Gallerani. Quindi mi butto a capofitto nella ricerca dentro gli archivi storici, trovo tanti documenti, adesso qua ne ho messi solo alcuni, di cui un archivio storico importante è stato quello di Roma. Vedete che perché siete venuti a cercare a Roma? Perché qua era tutto era tutta terra del papato, era sotto il Vaticano, insomma, sotto. E quindi ovviamente tutti i documenti delle terre stanno a Roma. A Roma ci stanno i documenti delle terre, ma ci stanno anche i documenti delle tasse, che sono tenuti in maniera maniacale, devo dire. Dove sono custoditi questi? All'archivio di Stato di Roma. Ah, ok. Che sono stati gentilissimi, perché via mail mi hanno aiutato un sacco con digitalizzazioni, con cose di questo tipo, quindi viva la tecnologia, bravissimi anche loro, sono stati veramente carini e gentili. E quindi è stata ritrovata una mappa, adesso qua ce n'è solo un pezzettino, in realtà la mappa è molto più ampia, è stata ritrovata la mappa e anche quello che si chiama il sommarione. Il sommarione non è altro che il documento che dice di chi sono i terreni
a chi appartengono e che cosa viene coltivato, perché ovviamente su ogni terreno, su ogni fazzoletto di terra c'è una coltivazione, e su questa qua vai a pagare un tot di tasse. Quindi sono delle tasse da pagare, dei soldi da pagare. E ovviamente qua bisogna impazzire, infatti ce l'ho scritto, notti passate a leggere e studiare, qua c'è da impazzire, a correre avanti, indietro. Il problema è che mi mancavano una parte di mappe, e mi dicono gentilmente, guarda, noi non le riusciamo a digitalizzare questa parte qua di mappa, però se vai a Ferrara, c'hanno le copie. Quindi se vai su a Ferrara, c'hanno le copie, vai a chiedere a Ferrara, all'archivio di Stato di Ferrara. Allora sono andato all'archivio di Stato di Ferrara, e poi qui vicino, a mezz'oretta di macchina, e infatti ho trovato anche tutto il resto della mappa che mi interessava, e voilà, è apparso il terreno Galerani. Il terreno Galerani è l'unico terreno della famiglia Galerani che sta sopra la chiesa, poco distante dalla chiesa, nella parte bassa, insomma, seguendo tutti quelli che sono stati le indicazioni che abbiamo trovato sopra, quindi tutti gli indizi, l'unico terreno trovato è questo, e appartiene alla famiglia Galerani. A chi appartiene? Appartiene a due fratelli, sono Antonio e Luigi Galerani, del fu Giuseppe, e sono detti dell'Eva. Allora, adesso a questo punto io ho detto, siamo nel 1820, io però non mi accontento di una ricerca fatta così, io voglio che la ricerca sia, per così dire, blindata, cioè sia una ricerca che, anche se io la vado a ripercorrere da altre strade, mi deve sempre portare gli stessi risultati. Quindi cosa faccio? Ok, sono figli di Giuseppe, detti dell'Eva. Cosa vuol dire dell'Eva? Vado a Renazzo, vado a parlare con le signore di Renazzo, queste signore, insomma, che hanno già una certa età, carinissime, proprio fantastiche, mi hanno spiegato che, dell'Eva è lo skookumai. E te dirai, che è lo skookumai? Anche per me era una cosa strana. È praticamente un soprannome che veniva dato a quel tipo di famiglia. Cioè, quindi i Gallerani, magari c'erano diversi Gallerani, ognuno aveva il suo skookumai, per capire, insomma, a quale ramo dei Gallerani appartenessi, e via così. E quindi dice, dell'Eva, sono del ramo dell'Eva. Ma cosa vuol dire dell'Eva? Loro dicono, probabilmente la mamma, vedrai che si chiamava Eva. Beh, allora cosa faccio? Inizio una ricerca, grazie all'aiuto anche della signora Tiziana Contri, che mi ha aiutato tanto, e ricostruisco l'albero genealogico dei Galerani. Ricostruisco tutto l'albero genealogico, questa è la lapide, abbiamo trovato la lapide al cimitero, e appunto di Giuseppe Galerani, Aloisio, quindi Luigi Galerani fu Giuseppe, e poi ti dice che c'è Luigi, c'è Antonio, con chi è sposato uno, con chi è sposato l'altro, il padre, adesso qua si legge poco, il padre è Giuseppe, ed è venuto fuori nella ricerca che la madre era Eva Lamborghini, perché ovviamente qua c'è Renato, quindi qua ci sono i Lamborghini, Eva Lamborghini, infatti sono dell'Eva. E poi via via questi si sposano, hanno figli e avanti. Parlo con la signora Paola, con quella che mi aveva raccontato la storia all'inizio, se ti ricordi, e lei mi dice, ma Thomas Galerani, io sapevo che questo terreno mio nonno l'aveva comprato da Marvelli, era quella che si chiamava terreno Marvelli, non terreno Galerani. Porca miseria, sono rimasto malissimo, ho detto, ma come Marvelli? Dopo tutta una ricerca così, ma guarda qui chi c'è. Il signor Camillo Galerani si sposa con Maria Marvelli. Ah. Lui muore nel 1910, hanno dei figli, ovviamente hanno tanti figli anche altri, e oltre ad aver ricostruito l'albero genealogico, vado a ricostruire gli atti notarili. Quindi ho ricostruito tutti i passaggi degli atti notarili tra affitti e vendite. E qua vedo uno dei documenti dove il bisnonno di Paola, credo che sia il bisnonno, va a firmare appunto per il terreno, e qui trovi appunto Maria Marvelli, vedova Galerani. Ed ecco che siamo ritornati nuovamente sul terreno Galerani, ed è quello lì. Benissimo, allora, fatto tutta questa ricerca, ovviamente siamo andati anche dentro ai cimiteri a cercare, a vedere le lapide, adesso quando ho messo una sola, in realtà le lapide sono tantissime, le abbiamo trovate tutte. Fate questa ricerca, insomma, abbiamo trovato dove era il terreno Galerani, e infatti il terreno Galerani è questo qua. Mm-hmm. Si va a ricostruire. Sono quei due messi in diagonale, diciamo? In diagonale, sì. L'altro pezzo continua qua. Ho messo questa di mappa perché era molto bella anche da far vedere stasera. Ne ho delle altre. In realtà, se andiamo a vedere qua,
è questo pezzo qua, questo pezzo, okay, qua sopra, okay, questo pezzo qua sopra, qua siede un po' peggio. Allora, la cosa bella è che, insomma, sì, è stato ricostruito, è stato fatto tutto, viene fatta insomma, un report di tutto questo, viene fatto in inglese e viene mandato alla Meteoritical Society. Mm-hmm. Meteoritical Society che ovviamente si è vista consegnare questo report nel quale si davano delle coordinate di dove era caduta, dicendo cosa? Dicendo che praticamente queste sono le coordinate baricentriche di dove è caduta dei terreni galerani dell'epoca, e si dà un'incertezza di più o meno 100 metri rispetto a questo punto, perché è l'ampiezza praticamente dei terreni, quindi la meteorite è caduta su quel punto lì più o meno 100 metri, che comunque è un'ottima misura, perché come ho sempre detto, se noi fossimo stati presenti all'epoca, difficilmente, dico io, andando a misurare le stelle, andando a fare cose di questo tipo, saremmo stati capaci di avere la precisione più di un primo di grado, che un primo di grado sono 1800 metri, è un miglio nautico, quindi sono 1800 metri, mentre con questa ricostruzione abbiamo avuto la precisione di 100 metri. Quindi è un'ottima precisione, si parla di 2 o 3 secondi d'arco sul GPS, quindi veramente la precisione è molto... dopo 200 anni avere una precisione così, insomma, è qualcosa di interessante. Certo, soprattutto appunto che a distanza di tempo ricostruire attraverso i documenti una posizione di questo tipo è qualcosa di impressionante, davvero. La Meteoritical Society ovviamente, però, essendo l'organismo internazionale che si occupa di queste cose, insomma, mi ha fatto mille domande prima di metterlo, quindi è stato un'altra cosa sfidante, però alla fine ha riconosciuto valida tutta la ricerca che è stata fatta, e infatti poi dopo mi ha mandato questo dicendomi ok, siamo d'accordo con quanto hai scritto, con tutto quanto, andiamo ad aggiornare il Meteoritical Bulletin con le nuove coordinate. E infatti hanno scritto qua: nel gennaio del 1824 un meteorite cade da Arenazzo, durante la discesa il meteorite si ruppe nei tre pezzi principali e piccoli frammenti. Il pezzo principale, i pezzi principali erano all'interno di un'area di 1,5 km, appunto, come dicevo, Orioli, dice, mentre i più piccoli erano nei campi vicini. L'impatto, il punto di impatto della meteorite non era stato scritto correttamente, insomma, non era stato riportato nei documenti scientifici dell'epoca. Dopo una grossa ricerca, dopo un'estensiva ricerca, usando antichi documenti e ispezioni nel sito, poi dice appunto Thomas Matthews è stato capace di ricostruire l'evento e di trovare il punto di impatto della meteorite di Arenazzo. Quindi per me è una grande soddisfazione. Dopo tanto lavoro. Ero contentissimo. Quindi assolutamente, il lavoro è stato riconosciuto. Ora però abbiamo il punto di impatto, abbiamo la mappa, abbiamo la X rossa sulla mappa, ora è il momento di scavare. E quindi abbiamo scritto un libro, però in questo libro chi c'è? Ci sono io, Thomas Mati, che racconto come ho fatto a trovare questo punto di impatto. C'è Nicola Borghi che racconta... Va a chiarire, cerca di chiarire quelli che sono i dubbi sul quantitativo della meteorite, perché anche quello è qualcosa di un po' particolare, non si sa esattamente quanto ne sia caduta le meteorite, se si parla di un chilo, di 10 chili o di 5 chili, insomma, quindi cerca di chiarire questo. Abbiamo Zannarini che cerca di chiarire i giorni, perché anche il giorno esatto in cui è caduta la meteorite balla di alcuni giorni, quindi anche lì bisogna un attimo cercare di chiarire. Poi abbiamo Marco Cacciari e Romano Serra, che è qua con noi, che dopo, una volta trovato appunto il punto di caduta e aver messo la X sulla mappa, insieme a loro sono andato a scavare nel campo Galerani. E sono venute fuori delle cose interessanti, nel senso che abbiamo fatto dei carotaggi, dal carotaggio si è andato a vedere i vari strati, ed è venuto fuori che nello strato attorno al 1824, quindi diciamo dal 1800 al 1850, insomma in uno strato che lo contenesse, è venuto fuori del materiale extraterrestre in grande quantità. Quindi alla fine si ritorna dove? Si ritorna qui, nel senso che si ritorna a fare uno scavo, stavolta non in questo punto, ma uno scavo in questo punto, e vengono fuori dei sassolini extraterrestri, sassolini, delle micrometeoriti, insomma. Ecco, questa è stata la cosa
carina, che insomma alla fine ce l'abbiamo fatta. No, veramente bellissima, infatti non ti ho interrotto perché era veramente stupenda questa storia. Come commenta Emiliano, sembra la storia della ricerca di un artefatto in una campagna di Dungeons & Dragons, fantastico. È stato veramente divertente, ragazzi, ve lo posso dire. Io sul momento è un po' come quando si fa casa, quando fate la casa nuova. All'inizio che tirate su tutto siete preoccupati perché non ci saltate fuori, però poco alla volta che vedete che la ristrutturazione è in atto, la cosa diventa bella, divertente, e poi dopo ci sono le endorfine una volta che avete finito il lavoro, perché dire oh, guarda che bello e che divertimento che è stato. Certo. Due anni proprio passati a scavare, a divertirsi. No, poi mi è piaciuto molto anche il coinvolgimento anche della popolazione locale, di questa memoria storica che si è stata tramandata di generazione in generazione, no? Qualcosa di... No, ma infatti, ma c'erano ma poi tutte queste storie che vengono fuori, poi non so se un po' ognuno vuole che sia caduta nel suo campo, ognuno, e questa è la cosa anche carina. Certo, certo. Bellissimo. Tra l'altro Matteo Chinellato ci ricorda che la meteorite di Renazzo sarà esposta al Bologna Mineral Show, che è se non sbaglio il 15, 16, 17 marzo. Lì a Bologna, quindi per chi fosse in zona, chi passa a Bologna. Ha detto bene Matteo, anzi ne approfitto che dico che grazie al bicentenario che abbiamo appena fatto qui a Cento, la meteorite è uscita dal museo e in questo momento è in Pinacoteca a Cento, di fianco ai Guercino. Quindi se avete voglia di farvi un giro, venite a vedere i Guercino, che sono stupendi. Sono quadri meravigliosi e alla fine di tutto il percorso c'è una saletta dedicata alla meteorite. A quello originale, che è lì. Quindi, perché no? Andate prima da Romano, vi vedete le meteorite di Romano, poi venite a Cento e fate il resto del giro. Certo, certo, insomma, c'è un bel po' da vedere da quelle parti. Allora, io vorrei fare una domanda a Romano da parte di Emiliano, che abbiamo letto il commento poco fa, che è anche uno dei sostenitori di questo canale, e mi ha chiesto appunto di portare questa domanda. Ossia, per quanto riguarda i grani presolari che si trovano all'interno della meteorite, in che modo vengono datati e com'è possibile che esistano dei grani formati prima del Sole, nel senso come si formano effettivamente questi grani presolari? Bella domanda. È ovvio che si parla di frammenti di materiale che ha origine su una stella diversa dal Sole. Cioè dovete pensare a una supernova che in epoche lontanissime, oltre 5 miliardi di anni fa, è esplosa e ha arricchito lo spazio circostante di questi materiali, che poi sono entrati quindi sono il discorso di sempre materiale lo stesso, sempre magnesio, sodio, ferro, potassio, così. La differenza ovviamente sta nella composizione, nelle sostanze che si vengono a formare, ad avere. Certamente c'è l'olivina nel grano presolare, che sono oggetti piccolissimi, quindi silicato di magnesio in questo caso, ripeto, e quindi sono oggetti che vanno è un discorso complesso, ecco, sulla forma di questi, perché se apro il discorso occupo troppo spazio. Comunque per la datazione alla fine si usano sempre dei gas leggermente radioattivi, cose particolari, diciamo, è sempre basato sulla diciamo la quantità di materiale che c'è all'interno del granello di radioattività. Un po' come ad esempio famoso, noi abbiamo il C14 per quanto riguarda una sostanza biologica relativamente di pochi anni rispetto a noi, in quel caso si usano altri atomi e da lì si arrivi a fare la datazione di questi oggetti, che sono estremamente antichi, anche perché sono fatti... queste qua non sono grani presolari, queste qua sono chondrole, che è diverso. Il grano presolare è molto più piccolo,
Questi qua sono condrole della Renazzo sopra e della Vigrano sotto. Li avevo messi per far vedere la differenza. Vedete, la condrola sopra è attorno, c'ha il metallo. La condrola sotto, che è quella della Vigrano, no, c'ha una specie di anello. E abbiamo un'immagine queste... anche della, dei grani personali. Io dei grani personali lì non ne ho messi nel libro. Okay. Ho messo dei CAI, ma i presolari no, anche perché, dico la verità, non li ho trovati, perché questo materiale viene da la misura è fatta sul mio, sulla mia, diciamo, le mie meteoriti, ecco. Mm-hmm. Allora su queste ci ho lavorato, perché quindi non ho nessun impegno, non ho nessun vincolo e sono libero. E quindi in base a quello che avevo a disposizione, un microscopio elettronico della Remet, che ringrazio qua di Ceretolo, qua vicino a Casalecchio di Reno, ho potuto fare queste misure. Qui vediamo in realtà due immagini della meteorite Vigarano a sinistra e della Renazzo a destra. Vedete la differenza che c'è anche qua? E al centro c'è un CAI, che non è un grano presolare, però è una forma di aggregazione molto antica, molto appunto primitiva, primordiale. Vedete le condrole come sono anche diverse rispetto alle due meteoriti. E in questo senso, anche qua, per le datazioni si usano sempre dei metodi basati sulla radioattività, che per quanto piccola c'è, con materiali, con strumenti particolari, si riescono a fare queste misure di datazione. In questa logica, ovviamente, uno arriva a dare anche un'età. Tra l'altro si dà anche l'età di una meteorite, tra l'altro si ha l'età di caduta, l'età di esposizione ai raggi cosmici, cioè nello spazio, quindi è l'età di formazione proprio, di quando si è aggregata. La stragrande maggioranza delle meteoriti condriti è dell'ordine di 4,6 miliardi di anni. Dobbiamo pensare appunto alla meteorite come panettone, non so, una colomba per Pasqua, in cui metti l'impasto, lo fai, se pensiamo a Natale, il 20 di dicembre, e dentro c'è l'uvetta, c'è i canditi, così, che sono più vecchi. Ecco, l'impasto è venuto 4,6 miliardi di anni fa, e l'uvetta e i canditi sono più vecchi, possono essere questi grani, che però qui io non ho messo, perché, dico la verità, non li ho trovati. Certo. Perché sono molto piccoli, per trovarli bisogna andare molto in fondo nella misura. Chiaro. Allora, tra l'altro, un'altra cosa importante, vedete questa cosa qua, vedete le condrole a Renazzo, abbiamo trovato scavando, grazie al lavoro anche di Marco Cacciari, fatto la stratigrafia, e grazie alla figlia di Thomas, che ha trovato una moneta, abbiamo potuto datare più o meno la posizione del terreno testimone dell'evento, e è un caso, non so, lì ha trovato molte micro meteoriti. Pensate, in 6 centimetri cubi, perché ho preso un pezzetto di terreno di 3x2 per 1 circa, quindi sono 6 centimetri cubici, l'ho tutto lavorato, dentro vi ho trovato 5 micrometeoriti. Come faccio a dire che sono micrometeoriti? Perché come questo, vedete che c'è il nickel 2,28%, queste qua sono misure fatte sempre alla Remet, c'è il cromo, c'è il manganese. Il manganese generalmente è terrestre, però può esserci un fenomeno, la lisciviazione, per il quale il manganese
entra al posto del nickel. C'è tutto un discorso anche qua che non sto a fare troppo, l'atto poi anche l'ora è troppo lungo, insomma, per il quale, considerando anche il raggio atomico del manganese, del nickel e del ferro, c'è compatibilità più con il manganese rispetto al nickel, cioè, quindi c'è un fenomeno di sostituzione. Quindi non è che se uno trova subito il ferro e il manganese dice che è terrestre. È probabile, però non è detto, ci può essere anche roba extraterrestre, anche perché, tra l'altro, dal rapporto proprio ferro-manganese nell'olivina si stabilisce se una meteorite che ha il rapporto degli isotopi e degli ossigeni giusti è lunare o meno, pur marziano o meno. Adesso sto divagando, molto, nel senso di sulla composizione delle meteoriti. Comunque, e con questo finisco questa riflessione, la cosa forte è che, tutto sommato, se uno vuol trovare roba extraterrestre, ovviamente va in un deserto dove l'umidità è bassa, dove ci sono le condizioni, dove quindi si possono conservare meglio. Va in Antartide, dove comunque, pur essendo freddo, l'umidità è bassa, quindi ci sono le condizioni affinché le meteoriti si conservano. Oppure va, tra le altre cose, a Renasso, nel podere ex Galerani, via Butieri, e là ringraziamo la famiglia Malaguti, perché esatto, famiglia, ringraziamola, che è esatto, molto paziente, fondamentale. Esatto, a scavare ovunque, così. Quindi, comunque, questa cosa sta anche grazie al lavoro di Marco Cacciari, che ha fatto questo. Tra l'altro, io voglio anche ringraziare molto anche Sandro Zannarini, perché ha fatto un gran lavoro anche su, riguardo alla ricerca del giorno. E tra l'altro, come dicevo, la cosa che mi ha sorpreso è che in entrambe le due condriti carbonacee, quella di Vigarano e quella di Renasso, la sera della caduta era visibile in cielo una cometa, che non c'entra niente, cioè quello che è caduto non è sicuramente un pezzo della cometa, però è curioso che il cielo allora era ricco di... Tra l'altro, questa qua è la Yakutake. Sapete perché l'avevo messa? Perché mi sono detto, se fosse la stessa cometa che avesse dato origine alle due meteoriti, in qualche modo collegata, avrebbe lo stesso periodo, quindi di 86 anni, perché dal 1824 al 1910 sono 86 anni. E qual è una cometa che noi abbiamo visto dal 1910 al 1996? Nel 96 c'era la Yakutake, ma non può essere la Yakutake perché è un periodo di 15.000 anni, quindi non c'entra niente. Certo. Però questo per dire come queste cose anche possono... Ecco qui, ecco, queste qua sono le due comete presenti nella 1890, tra l'altro... no, ho detto una fesseria. Riparte, e la foto è di Giovanni Celori, Atlante Astronomica del 1890, in cui riporta la foto della cometa del 1824, quella in alto, che aveva due code, aveva anche l'anticoda, fortissima, perché vedete il nucleo, ed è questo, era quella presente quando è caduta la meteorite di Renasso. Invece quella sotto è la grande cometa del 1910, che non è l'Halley, perché nel 1910 passò anche l'Halley, però era visibile sempre nel gennaio del 1910, cioè come gennaio è stata la data di caduta della meteorite di Renasso. Entrambi i cieli, quando è caduta, erano con una luna possente, era quasi piena, e vi era una cometa che appunto arricchiva, impreziosiva il cielo stesso di quei due mesi. Ma quindi, nel senso che non si può escludere che alcune meteoriti siano frammenti di comete, e non di asteroidi? No, sicuramente lo sono, Okay. Ma io dico anche Renasso e Vigarano, come anche altre, sono... Perché anche Pallade può essere anche, tra l'altro Pallade è un asteroide strano che ha un'inclinazione sull'eclittica di 30 gradi, cioè è particolare, che tra l'altro potrebbe essere anche, tutto sommato, facendo un conto, anche compatibile con la traiettoria stimata di caduta. Adesso non sto a dire come ho fatto, perché è troppo lungo, ecco, esatto, potrebbe essere questo il papà della Renasso. Cioè è comunque qualcosa, perché dietro sicuramente questo qua è un oggetto carbonaceo, e quindi è possibile che abbia lasciato dietro di sé una cometa, dietro di sé dei frammenti. Poi ovvio che noi dobbiamo pensare in grande, cioè in centinaia di migliaia di anni, se non appunto milioni di anni, e quindi dobbiamo considerare le cose, quindi
in questo senso può esserci anche materiale. Questo perché? Perché molto spesso uno va a fare lo spettro della luce proveniente da Pallade è identico tutto sommato a quello che si ottiene in luce, facendo una riflessione di luce bianca sulle meteorite di Renasso. Lo spettro che ne viene emesso, senso, no, emesso, riflesso, è compatibile con Pallade. Come molte altre cose si possono fare anche, per dire, le stesse Vesta alle acondriti carbonacee, famose le Ed come Euarditi, Diogeniti, Eucriti, che hanno lo spettro di riflessione della luce solare simile appunto all'asteroide Vesta. Certo. In questo caso, per questo si dice che è possibile che venga da Pallade la Renasso. Certo. Poi ci sono tutta una serie di altre comete, di altri condriti, carbonacee, sicuramente sono pezzi di comete. Ecco. Ci vorrebbe una bella missione sempre return da Pallade per avere qualche conferma anche laboratorio. E allora, Berardino Ferrara, che è del Circolo Astrofi di Milano, ha scritto un altro commento, chiede se come si fa a distinguere una meteorite marziana da una lunare o un asteroide o una cometa in questo caso. Questo è facile. No. Cioè, la meteorite marziana o lunare, tutto sommato, sono acondriti, sono basalti alla fine, ecco, breccia di basalti, sono dei vulcani, qualcosa. Quindi lì poi ovviamente questo distingue da un basalto terrestre, cioè che la Luna è sostanzialmente un pezzo di terra, allora come fai a dire che Luna è terra? Allora, cioè, io parlo sempre ovviamente per insomma essere molto semplice, se ci riesco, poi alla fine posso essere insomma, più complicato di quello che posso pensare. Comunque dobbiamo pensare che, per dire, io ho un basalto, un sasso, se non lo vedo cadere, se c'è qualcosa, se guardo in superficie come messo, magari guardo che non c'è quarzo. Di quarzo nelle meteorite è molto raro, ce ne può essere sulla Luna, associato un po' ai basalti, perché appunto la Luna ha avuto dei vulcani. Ora, a questo punto già vado avanti e la cosa migliore sarebbe fare gli isotopi degli ossigeni. I silicati hanno dell'ossigeno, sappiamo che l'ossigeno è tre isotopi, quindi alla fine riesci a fare una misura del rapporto degli isotopi degli ossigeni. Però può succedere che questi isotopi capitano in una zona terrestre, cioè anche la Terra può avere degli isotopi uguali a quelli della Luna. Allora a questo punto vai avanti ancora, fai il rapporto ferro-manganese nell'olivina, e questo anche su questo vedi il risultato. Questo è sia per Luna che per Marte che per la Terra. Asteroidale, è ovvio che per gli asteroidi la cosa può essere diversa, perché dipende che asteroide prendi in considerazione. Ci può essere l'asteroide tipo Stein, che è fatto di enstatite, mecondrite enstatite. L'asteroide Pallade, che potrebbe essere una carbonacea. Poi Vesta, che può essere Eucrite. Poi ce ne sono Eros, che può essere una condrite, cioè poi c'è un sacco di acondriti, cioè meteoriti evolute di 3 miliardi di anni, 2 miliardi di anni, 1 miliardo e mezzo di anni, quindi giovani anche a volte, che di cui non si capisce l'origine. Poi c'è un'altra parte ancora più complessa, ci sono delle acondriti, cioè meteoriti privi di condrole, che sono vecchie di 4 miliardi di anni e passi, insomma. Quindi c'è un mondo. Per la distinzione è un po' sempre il discorso, un po' come prima dicevo, della datazione, sempre usando, diventa, comunque la cosa più semplice per me è il discorso degli isotopi degli ossigeni, questo è in qualche modo quello che ti aiuta di più, perché ognuna dalle condriti carbonacee, quindi potrebbe essere l'asteroide carbonaceo, alle condriti enstatite, a un gruppo, ci sono delle condriti così particolari, oppure Marte, la Luna o altra roba, le ureiliti, un altro tipo di meteoriti che sono le acondriti carbonacee. Comunque adesso non voglio fare comunque la risposta è: usiamo gli isotopi degli ossigeni e vediamo il rapporto. Gli isotopi dell'ossigeno cristallizzato nelle rocce. Chiaro, chiaro.
Tra l'altro, per chi volesse approfondire questo discorso dei rapporti isotopici, avevo fatto un video a un certo punto sulle rocce lunari in cui parlavo anche di questo argomento, insomma, quindi cioè, c'era un po' più di tempo per parlare proprio solo specificamente di questo argomento lì. E, la scienza delle meteoriti comunque la adoro, perché più uno cerca di addentrarsi e capirci qualcosa, più si moltiplicano gli argomenti, che sono talmente tantissime cose da raccontare, da approfondire, veramente, veramente affascinante. Comunque ci vuole del tempo, magari queste persone al limite, se mi scrivono, glielo scrivo per filo e per segno, adesso non possiamo fare tutto, anche perché dovrei avere dei grafici, delle cose, certo. Perché sono cioè, vuol dire, come nasce l'universo? Cioè, insomma, fai datare un qualcosa, un sassolino, cioè, come fai a dire che questo qua è Marte, la Luna, oppure Vesta, oppure è... Una roba strana che ce ne sono. Tra l'altro c'è una cosa, ovviamente, se voi sono guardi in giro, vede in internet che c'è un sacco di gente che vende meteoriti. Pensiamo anche adesso, ne è caduto uno a Berlino un mese fa, già lo trovi anche in internet, sono dei prezzi folli che non credo che, insomma, nessuno prenderà mai, però per dire, in realtà io l'ho già preso piccolo, però da spendere poco, però perché voglio fare una sezione lucida sottile, che voglio vedere come è fatto in quanto cristallino. Questa qua è una ubrite, cioè una meteorite estremamente rara, particolare. Comunque adesso non voglio, per dire, comunque la cosa forte della diciamo del business delle meteoriti è che ha spinto tanta gente a cercarle, e quindi è venuto fuori un sacco di meteorite nuove che prima non vi erano, ecco, non si sapeva nulla. Quindi il sistema solare, l'evoluzione del sistema solare si è arricchita, si è completata no ancora, cioè si sta completando, si sta capendo sempre più di come è venuto. Chiaro, chiaro. Ma tra l'altro una cosa che mi chiedono spesso è come fare a capire se quelle che vengono vendute su internet sono davvero meteoriti oppure no, perché mentre sospetto ci siano moltissime truffe... Io nel sacro testo, nel libretto che abbiamo fatto, ci ho messo alcune cose. Comunque la cosa fondamentale è, per me, è ovviamente la fortuna, l'occhio. Okay. questo è la cosa. Però la cosa che guardare, se vedi in superficie del quarzo, il quarzo sulla Terra è abbastanza comune, nelle meteorite è assente, c'è un po' nella Luna, Marte forse, insomma, non c'è. Quindi già lì ti aiuta, però lì c'è qualcosa, ho un corindone ad esempio, se guardi è la struttura esatta, il corindone è insomma, un ossido d'alluminio, una delle sostanze più dure dopo il diamante, insomma, vai a vedere, non c'è quarzo, sembra buono. Ora cosa fai? Vai a fare ovviamente, si guardi meglio e la misura, poi dopo a questo punto ci deve essere una forma di conoscenza della roccia, perché finché tratti le condriti, le condrole, è facile, sono buoni tutti, perché tu dici ho un sasso, non ha il quarzo, lo taglio, lo levigo, guardo se non c'è, se le condrole sei già arrivato, se vedi del metallo libero sei già quasi arrivato, perché in giro ci sono delle scorie di fusione che hanno addirittura le sferole, tipo quella anche che è successa sulla meteorite di Fermo, ma anche sulla stessa Renazzo ho trovato delle palline di ferro nickel. Però capisci che, ad esempio, quando sono andato a cercare la meteorite a Cavezzo, a trovare le condole, ho trovato un sasso, sembra buono, ma in realtà sapevo che era una scoria di fusione, tagliato, lucidato, vengono fuori delle palline di metallo, vai a fare la microanalisi, è ferro, è ghisa con altro numero di carbonio, quindi alla fine per essere sicuri, ovviamente se uno vai, diciamo, se uno non sa niente, vuol fare un regalo alla fidanzata, alla mamma, non so, per sé, vai da uno bravo, che sia serio, un venditore, che generalmente è un grosso collezionista, è uno che ha delle competenze nell'ambito delle meteoriti e non ti vendo una fesseria, ecco, quello è certo. Okay. Ma prima parlava anche chi nell'altro, una persona, Matteo, so che in qualche modo ha un sito, ma comunque ci sono in giro, ne guardi, ce ne sono alcuni di cui uno va lì e ti puoi fidare al 100%, poi vai da Pinco Pallino, non lo so. Mm-hmm.
Certo, tu, diciamo il trucco migliore forse è avere un amico esperto di meteoriti a cui chiedere consiglio. Vabbè, sì, sì, io vi dico, io ripeto, sono laureato in fisica, non sono un geologo, però sono un gran praticone di cose viste tante, cioè la mia esperienza nasce sul campo, ho visto, ho tenuto in mano tanti sassi veri e falsi, mm-hmm. e quindi capisco la differenza. Addirittura delle volte qui a San Giovanni faccio vedere i sassi falsi, proprio perché, come faccio vedere l'ambra falsa, perché per fare capire come sono fatti, ecco, come... Poi capita la cosa particolare, un sasso che non ci dai niente, in realtà è buono. E quindi io, ce n'è uno che per me è buono, però gli isotopi mi dicono che è buono, vai a fare il rapporto ferro-manganese, viene fuori che è terra. Terrestre. Romano, durante il bicentenario di Renazzo qualcuno è venuto appunto a parlare e si è raccontato dei falsi trovati anche in musei, in cose, insomma, in posti di questo tipo. Può succedere, può succedere. Chiaro, chiaro. Figurati. Bene, allora, ci sta Ipazia, donna scienziata dell'associazione culturale, che invita tutti quanti a andare lì a San Giovanni in Persiceto per vedere questo museo. Ipazia, sai cos'è Ipazia? Oltre ad essere donna, insomma, poetessa, sapete? No. Io credo che sia la prima meteorite extrasolare raccolta. Ah. Io San Giovanni ne ho un pezzettino. Credi nel senso che è un'idea, un'ipotesi, oppure si... ci sono state degli studi in proposito? Cioè, non è ancora catalogata, però è sicuramente un oggetto extraterrestre. Uh-huh. Però ha un alto contenuto di carbonio, di diamanti addirittura, ma è roba da poco, cioè non diamanti, cioè roba micro, cioè vuol dire, parliamo sempre, non di farci l'anello, cioè, parliamo di cose sempre. Insomma, per tutta una serie di circostanze, a roba non... sicuramente non terrestre, ha degli isotopi dell'azoto non terrestri sicuramente, e poi c'è tutta una condizione particolare che tra l'altro questa è associata alla, secondo me, alla caduta che ha prodotto Libyan Desert Glass, questo vetro del libico che si trova nel sud-ovest dell'Egitto, mm-hmm. cioè nel deserto libico che è grande, quindi c'è anche una zona che finisse in Egitto, lì c'è questo vetro naturale e lì è possibile, c'è stato trovato questo sassolino, questo sasso, ed è stato dato da Andreoli, uno di Bondeno che vive da anni in Sudafrica, che l'ha studiato, il nome Ipazia proprio per quello. Uh-huh. E secondo me è roba non del sistema solare, tipo Oumuamua. Cioè, uh-huh. Poco tempo fa è apparso quell'asteroide a forma da sigaro allungato, sì, sì. Perché è una forma, cioè una troppo veloce, ha una conica, cioè una traiettoria che è un'iperbole, non è un ellittico, lì è arrivato e va via. Chiaro, però dare lo spettro che hanno fatto assomiglia, secondo me, a una cosa molto carbona, tipo i passi, ecco, alla fine. Chiaro. I passi, quello che chiamo i passi in realtà è questa cosa, questo coso proprio, questo oggetto straordinario, ma uh-huh. vedrete che ne si è già un po', se ne ha già parlato, Media Inef ne ha già parlato, però vedrete che tra un po' ne uscirà una cosa molto più complessa, perché c'è una cosa in ballo molto forte. Bene, 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 speriamo buone notizie. Io continuerei a farvi domande per ore, però mi sa dopo un po' diventa sequestro di persona, quindi forse è arrivato il momento di fermarci. E, io vi ringrazio ovviamente per essere stati qui con noi, insomma ho visto anche molto interesse tra commenti, quindi sicuramente è stato molto interesse per questi argomenti, veramente molto molto interessanti. Ancora congratulazioni per il lavoro che avete fatto entrambi, insomma anche per questo libro, per raccontare appunto tutta questa esperienza. E, quindi niente, vi ringrazio ovviamente per essere stati qui e ci vediamo allora nella prossima occasione. Spero di venire presto a trovarvi lì a Cento per vedere il museo. Ti aspettiamo, Luca, anzi, aspettiamo tutti. Fate un bel pullman, venite in su. Potremmo fare, infatti, potremmo fare una gita di gruppo. Bene, allora, grazie mille a entrambi, grazie a voi, spettatori, e buonanotte. Grazie a voi, buonanotte. Alla prossima.